piccolo teatrino, qual è stata l'atmosfera che si è creata secondo voi? Perché tutti ci dicono sempre magia. Ma io già l'ho detto un'altra volta, ma lo ripeto, è un'atmosfera magica perché hai il tipo di rapporto che c'hai nel locale, nel club, senza avere, e l'attenzione che hai nei teatri. Per cui nei club, normalmente dove si suona, oramai l'attività nei club è diventata terrificante con la gente che festeggia, hai la gente vicino però è completamente disinteressata. Nei locali la gente è molto interessata, perché cioè nei teatri la gente è molto interessata perché viene per ascoltare te, ma ce l'hai lontana. Questo è un piccolissimo teatro che ha i pregi del club e i pregi del teatro. Prima volta qua tu, vero? Il Massimo, ma non il Teatro Massimo, il Massimo. No, ma non è la prima volta che viene qua. No, l'ho detto, sono venuto tantissimi anni fa, circa 15 anni fa, in duo con Miriam Palma, alle origini di questo teatro bellissimo. Sì. Come nasce The Melody Book? Da che è nata l'idea? È un duo che esiste da sempre, da un sacco di anni. Diego suonava ancora da prima di me, insomma esiste da diverso tempo, anche in quartetto, con alcune variazioni, e poi dopo anni che abbiamo suonato in duo abbiamo deciso di fare questo disco. Io ho proposto questo disco super melodico, iper melodico, e chiamarlo The Melody Book. Ho detto a Diego: pigliamoci i nostri pezzi preferiti, scritti da noi, scritti da altri, e incidiamo. Abbiamo fatto, abbiamo trovato un produttore addirittura, che sta a Roma, si chiama Terre Sommerse, l'abbiamo fatto, è andato bene. E la scelta dei brani com'è? No, la scelta dei brani è stata, alcuni li proponeva Gianni, alcuni di sua composizione, alcuni di mia composizione li proponevo io, e poi proprio i brani, alcuni brani nel disco sembra che non ci azzeccano niente, nel senso che ci abbiamo il pezzo delle Chic, un brano popolare siciliano, ci abbiamo un brano di un liutista del 1600, abbiamo un preludio di Chopin in mi minore, abbiamo i nostri brani, e quindi diciamo di provenienza, di origine è un substrato musicale assolutamente eterogenei, una serie di brani assolutamente eterogenei tra di loro, però uniti dal nostro modo di suonare e dal filo conduttore che è la melodia. Molto, molto, molto melodici, estremamente melodici, melodici fino al punto in cui la melodia diventa quasi un'altra cosa. Siccome siamo sul palcoscenico, io auguro tanta merda. Noi incrociamo le dita, le gambe. Merda, merda, merda. Tutto. Merda spariamo. Forever.